Ciao! Nel precedente video abbiamo parlato della plusvalenza immobiliare. Oggi torniamo sul tema parlando della vendita degli immobili che hanno usufruito del bonus 110. Cristiana, anche in questo caso si paga la plusvalenza? Ciao Gabriele, ebbene sì, sulle case che hanno usufruito del bonus 110, se vengono rivendute addirittura prima dei 10 anni dalla dichiarazione di fine lavori, ecco che si dovrà pagare la plusvalenza. Lo dice la legge di bilancio 2024. Anche se la casa l'ho avuta in donazione? Anche se l'hai avuta in donazione. Ma se è stata rifatta solo la facciata condominiale, sono esentato da pagare la plusvalenza? Se grazie ai lavori trainanti, come il cappotto termico o il fotovoltaico condominiale, che ti hanno permesso di cambiare tutti gli infissi di casa e pure le pompe di calore, pagherai la plusvalenza. Attendiamo però alcuni chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate. Speriamo a breve. Speriamo. A proposito, ma questa plusvalenza sugli edifici che hanno usufruito del bonus 110 va sempre pagata o abbiamo dei casi in cui non è dovuta? Abbiamo due cause di esclusione dal pagamento di questa imposta. La prima è quando la casa oggetto di vendita è stata per la maggior parte del tempo l'abitazione principale del venditore. La seconda, se la casa si è avuta per successione. Bene, ma a quanto ammonta la percentuale di plusvalenza? Sempre il 26% se ti avvali dell'imposta sostitutiva dal notaio. Anche in questo caso si possono recuperare le spese sostenute per la riqualificazione nella misura del 50%. L'importante, Gabriele, è che questi lavori si siano conclusi da più di 5 anni, altrimenti non ti è consentito di portarli in detrazione. Però una cosa non mi è chiara, se io ho comprato casa 20 anni fa e l'ho pagata 50.000 euro e ora, grazie anche ai lavori che ho fatto fare, con il super bonus vale 250.000, devo pagare il 26% sull'incremento di 200.000? Mi sembra un'assurdità. Alt! In casi come questo è disposto che per tali immobili acquisiti o costruiti alla data della cessione da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o costo di costruzione è rivalutato in base alle variazioni Istat. Quindi non dovrai far altro che entrare nel portale Istat e calcolarne la rivalutazione. Grazie Cristiana. E se ti è piaciuto questo video, metti un like e seguici per nuove importanti informazioni sul mercato immobiliare. Ciao! Ciao!